Spirito Santo, guidaci alla verità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, dal versetto 12 al 15. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Amen. Carissimi, anche oggi continuiamo a leggere le parole che Gesù ci ha detto riguardo lo Spirito Santo in questo bellissimo discorso di addio. Questi capitoli del Vangelo secondo Giovanni, 14, 15, 16. Quanto è importante accogliere quindi l'esortazione di Gesù di come noi dobbiamo vivere come cristiani insieme allo Spirito Santo. Oggi ci dice che lo Spirito Santo non è solo un paraclito, quindi una persona che sta al nostro fianco, ci difende, ci custodisce, ma anche è lo Spirito della verità. Questo termine è molto particolare. Che cos'è la verità? Per te, per me, per il mondo. Oggi la verità potremmo dire che è molto relativa. Prendiamo anche le notizie che ogni giorno leggiamo, ascoltiamo. Quante volte ci domandiamo: ma è vera questa notizia? Davvero è andata così oppure no? Poi scopriamo che in effetti era un'altra la vicenda di cui hanno parlato. Ecco che noi siamo influenzati da questa mentalità dove ciò che è vero è discutibile. Ciò che pensi tu, io lo metto in discussione. Addirittura molte volte anche noi cristiani, ciò che leggiamo nella Bibbia, lo mettiamo in discussione. Oppure ci creiamo una nostra opinione. Ma lo Spirito Santo, innanzitutto, è uno spirito di verità, perché ci parla di Cristo. È cristocentrico. Mette Gesù al centro della nostra vita. E noi sappiamo che questa è la verità. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi lo Spirito Santo ci avvicina a Cristo. Ecco perché è lo Spirito della verità. Lo Spirito Santo ci conduce a Cristo. Al Cristo risorto, al Cristo che ha vinto la morte, al Cristo che ha sconfitto ogni male. Ma lo Spirito di verità non ci conduce soltanto oggi a Gesù, ma ci conduce anche sulla sua via. Gesù ha detto: molte cose ho ancora da dirvi, ma per ora non siete capaci di portarne il peso. Ecco perché lo Spirito Santo è uno spirito profetico che ci fa vedere al di là delle cose che oggi accadono nella mia vita e nella tua vita. Lo Spirito Santo mi incoraggia: vai avanti, hai una crisi, hai una prova, sei nella valle oscura, non temere, dice lo Spirito Santo, perché tu ne uscirai, perché il Signore ti prenderà per mano e ti farà uscire da questa valle oscura come un buon pastore. Ecco lo spirito di verità, lo spirito profetico che ci incoraggia, che profetizza al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra famiglia. Non temere, vai avanti. Gesù è con te. Lo spirito di verità è colui che annuncia le cose future. E se noi crediamo che Dio è amore e misericordia,
Dio si è concretizzato, il Padre, nel Figlio qui per noi e per mostrarci la via, ecco che noi sappiamo che il futuro, come dice San Paolo, è molto più glorioso di ciò che oggi nel presente stiamo vivendo. Questa è la visione di fede. Addirittura, se la generalizziamo, potremmo davvero dire ciò che viviamo su questa terra rispetto a ciò che vivremo nel cielo è davvero poco, perché ci aspetta un futuro di gloria alla presenza di Dio, dove noi staremo in un modo straordinariamente benedetto con Lui e tra di noi. Ecco, oggi, cari amici, invochiamo lo Spirito di verità. Ci guida al Padre, ci guida a Gesù e ci fa camminare anche tra le fiamme, tra le acque, pieni di speranza che queste fiamme finiranno. Questo fuoco Dio lo spegnerà e le acque verranno tolte, così che noi potremo camminare sul suolo, certi che Dio è con noi. Allora insieme diciamo: vieni Spirito Santo, entra nel nostro cuore, entra nella mia vita. Spirito Santo, ho bisogno di Te, ho bisogno di sperimentare che Tu mi guidi per la via giusta, che Tu anche oggi mi doni discernimento su quale strada calcare i miei piedi. Spirito Santo, affido a Te ogni situazione difficile, ogni mio dubbio, affido a Te la mia famiglia, la mia vita personale, le mie crisi. Apri i miei occhi perché io veda ciò che Dio sta per fare in me, ciò che Dio farà tra poco nella mia vita. E donami il Tuo coraggio, la Tua forza. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, carissimi amici, diciamo oggi come slogan questa invocazione: Spirito Santo, guidaci alla verità. E che così sia, fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito del Padre che oggi ci accompagna, ci guida e infonde in noi gioia, speranza, pace e coraggio. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! È la Tua gloria che risplende, è la Tua gloria. È la Tua gloria che risplende, Signore. La luz.